Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi vi spiegherò perché dovete sempre portare rispetto al vostro maestro. Sigla! Bene, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, non c'è bisogno di sottoscrivere nessun abbonamento, è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi, amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo iscrivendovi al canale, attivando la campanellina, condividendo i miei video, lasciate like, ma soprattutto lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene, di cosa parliamo oggi? Oggi vi spiegherò perché dobbiamo sempre portare rispetto al nostro maestro. Prima di tutto c'è da dire che anche il maestro stesso è comunque un allievo, quindi il rispetto che voi dimostrate per il vostro maestro, a sua volta lui lo dovrà mostrare a altri maestri, ad altre persone che sono più avanti di lui nello studio delle arti marziali. Ma le ragioni per cui dovete mostrare rispetto al vostro maestro sono veramente tantissime. Prima di tutto però voglio dire che essere un maestro non vuol dire automaticamente che tutte le persone, che tutti gli allievi si devono inchinare, devono portare rispetto a prescindere. Un maestro comunque il rispetto se lo deve comunque guadagnare sul campo. Quindi se voi state guardando il video credete che il vostro maestro sia la persona giusta, che vi possa trasmettere un sacco di cose, un sacco di insegnamenti, un sacco di principi e di valori dell'arte che state praticando, sappiate che ci sono veramente tantissimi modi di etichetta per mostrargli la vostra gratitudine continuamente. Ed è una cosa che per educazione, per buona educazione marziale, andrebbe sempre fatta. Sappiate che ci sono delle regole marziali che consigliano di comportarsi in un certo modo quando siamo al cospetto di un insegnante o di una persona che è più avanti negli studi, una persona più anziana. Così come nella vita quotidiana di tutti i giorni dobbiamo mostrare rispetto magari per delle autorità, per le persone più anziane, per delle persone che stanno lavorando, per delle persone che devono fare delle cose per noi. Insomma, dobbiamo continuamente dimostrare che apprezziamo quello che viene fatto attraverso dei piccoli gesti. Ci sono appunto queste regole un po' di etichetta, ma ci sono tante altre cose che possono essere fatte a seconda della propria volontà di dimostrare al maestro che apprezzate veramente quello che lui sta facendo per voi. Sappiate che per un artista marziale il maestro è la fonte dalla quale può attingere e dalla quale può apprendere tutti gli insegnamenti. Non esiste altra formula, ci vorrà sempre un maestro che vi passerà il suo insegnamento e che vi istruirà, che vi addestrerà nella pratica dell'arte marziale che state portando avanti. Quindi dovete pensare sempre di essere riconoscenti, perché pensate un po', per un maestro non è obbligatorio insegnare sempre a 360 gradi. Tante volte infatti i maestri devono essere contenti di insegnare, lo devono fare a mente libera. Se l'allievo che mi sta davanti non è molto propenso ad imparare, non tiene un comportamento corretto all'interno o anche fuori dal dojo, non sarò tanto propenso. Quindi dovete mostrarvi lucidi, limpidi, educati e rispettosi e vedrete che dal vostro maestro avrete solo da guadagnare tantissime cose. Iniziamo con alcune regole di comportamento basilari all'interno di un dojo di arti marziali. Naturalmente, quando ti rivolgi al tuo maestro è sempre bene porgergli un inchino, un saluto di rispetto prima di iniziare a parlare. Quindi un leggero inchino che verrà corrisposto dal tuo maestro sarà un ottimo modo per iniziare una conversazione con lui. Ci sono alcuni maestri ai quali va più che bene farsi chiamare per nome e non con il titolo di maestro, e questa è una cosa che va bene. Però ricordati che all'interno di lezioni particolari, di stage, di manifestazioni, di seminari importanti, è bene che tu ti rivolga al tuo amico barra maestro, chiamandolo Shian, chiamandolo Sensei, come a seconda di come si usa nella tua scuola. Quindi anche se
nelle lezioni di tutti i giorni, il maestro non fa caso a questo titolo e quindi ti permette di chiamarlo direttamente col suo nome anche sul tappeto, per scelta tua io ti consiglierei sempre all'interno dell'ambito marziale di rivolgerti a lui sempre come maestro. Naturalmente i maestri non sono infallibili, una delle regole è che non si deve criticare pubblicamente l'operato del maestro, ma naturalmente dalle cose più piccole, a me è capitato tantissime volte durante delle lezioni magari di dimenticare il passaggio di un kata, magari di dimenticare un dettaglio, e prontamente io ho addestrato i ragazzi così, le cinture più alte immediatamente possono rivolgersi a me: maestro, questo passaggio qui non era fatto in quest'altro modo. A quel punto si può continuare l'addestramento tranquillamente. Quindi normalmente un buon maestro non avrà problemi se ha fatto un errore o se sta dimenticando una parte importante di un esercizio, non avrà problemi se qualcuno glielo farà notare. In caso contrario, che tu non sia abituato a fare questa cosa qua, è consigliabile farlo alla fine della lezione. Alla fine della lezione andare dal maestro, dopo l'inchino, essersi rivolto al sensei, chiedere spiegazioni e chiedere delucidazioni della tecnica che secondo voi non era stata portata avanti nel modo corretto. Una buona regola per tutti i praticanti, diciamo, veterani delle arti marziali è quella di cercare di istruire e addestrare subito i nuovi arrivati sull'etichetta che c'è all'interno del dojo. Quindi non solo l'etichetta della lezione, di come seguire una lezione di arti marziali, ma anche il corretto, il giusto modo di porsi verso il maestro. Questo è anche un segnale che state facendo le cose sul serio. L'altro modo per dimostrare gratitudine al tuo maestro all'interno del dojo è offrirsi sempre per aiutarlo a facilitare il suo compito della gestione, appunto, del dojo. Quindi se deve rimettere a posto, se deve fare qualcosa, se deve pulire, pensa che il tuo maestro giornalmente tiene in ordine pulito il dojo perché tu lo possa trovare sempre perfetto quando arrivi. Non ti devi certamente sostituire al maestro nel fare queste cose, ma tutti noi possiamo contribuire ad aiutarlo a mettere a posto, a fare delle piccole cose per mantenere sempre il dojo il posto perfetto dove praticare. Anche quando siete fuori per dei seminari non è obbligatorio, ma se vuoi puoi aiutare il tuo sensei, se deve portare delle cose, se deve portare dell'attrezzatura, è sempre un modo amichevole per dimostrare riconoscenza e amicizia nei confronti del tuo maestro. Un buon maestro andrà sicuramente bene che lo chiamate per nome, che lo chiamate col suo titolo, che lo aiutate a fare le cose, che non lo aiutate a fare le cose. Il vostro maestro sicuramente non avrà di questi problemi se è un buon maestro. Però sappiate, è come un buon complimento, è come un garbo, un gesto. Ogni piccolo gesto che voi potete fare per dimostrare riconoscenza, sicuramente il vostro maestro naturalmente lo apprezzerà. Quindi, come vedete, è un modo fra i praticanti di arti marziali di diverse esperienze di dimostrare la propria gratitudine per quello che viene portato avanti. Come ho detto, la figura del maestro per un praticante è tutto. Il maestro è l'unica persona che può tramandare le cose, e per farlo appunto deve essere ben disposto verso chi ha di fronte. Sappiate che ogni piccolo gesto che potete fare per migliorare questo rapporto sarà sicuramente gradito. Questo non vuol dire diventare un servo del maestro, ma bisogna sempre mantenere quell'umiltà. Dovete pensare che il maestro ha iniziato la pratica prima di voi, ha fatto tantissime esperienze, è passato da tantissime situazioni prima di voi, quindi è in grado di trasportarvi e di insegnarvi a sua volta tutte le cose necessarie che vi servono per andare avanti nella vostra pratica. Beh, un piccolo gesto ogni tanto che vorrete fare per dimostrare gratitudine al vostro maestro vi farà sicuramente onore e vi farà sicuramente migliorare la vostra pratica di artista marziale. Come già ho accennato prima, ragazzi, cercate di stare lontano da tutti i maestri che pretendono di essere per forza chiamati maestro, che pretendono per forza il saluto anche fuori dal dojo. Per esempio, ci sono tantissimi maestri che pretendono che devono essere salutati da tutti con il saluto marziale fuori dal dojo. Ragazzi, un maestro serio apprezzerà quello che voi spontaneamente saprete dare secondo
quello che vi sentite in quel momento. Altre piccole regole di etichetta sono quando parlate con il vostro maestro all'interno del dojo di non farlo con le braccia incrociate, con le mani dietro la schiena, ma in una postura corretta. Se il vostro maestro si trova in Sezai e voi volete interagire con lui, è buona regola mettersi a sua volta in Sezai e non parlare al sensei dall'alto e il basso. Questa è una regola però che vale un po' come etichetta in tutti i dojo. Dovete pensare che l'immagine di una persona in sesà e la persona in piedi ricorda l'immagine dei samurai che dovevano aiutare il samurai che stava facendo l'arakiri nell'esecuzione poi del taglio della testa. Quindi abbiamo la persona che stava appunto in posizione sesà che si sarebbe pugnalato a morte, mentre il compagno scelto dalla persona che stava effettuando questo rito avrebbe avuto il duro compito di tagliargli la testa per non farlo soffrire. Anche i giorni nostri all'interno del dojo, quindi, questa è una posizione che si cerca di non fare mai, perché appunto riporta a quell'immagine. Insomma, ragazzi, ci sono piccole cose di comportamento che dovete seguire, ma ci sono tantissime cose che vi verranno spontanee per dimostrare tutto il vostro rispetto, tutto il vostro affetto e tutta la vostra riconoscenza nei confronti del vostro maestro, che sicuramente è il migliore del mondo. Bene ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, condividete i miei video, lasciate like, ma soprattutto appunto lasciate un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!